poche ore ma capaci di rigenerare nello spirito. Papa Francesco ha toccato ancora una volta il cuore dei fedeli visitando domenica la parrocchia romana di San Gregorio alla Magliana. Ancora una volta in periferia, ancora una volta in mezzo al popolo di Dio per ricordare la vocazione di ogni cristiano. Cuore pulsante dell'appuntamento, come di consueto, la Santa Messa celebrata nella quinta domenica di Quaresima. Il Vangelo sulla resurrezione di Lazzaro ha offerto al Pontefice l'occasione di sottolineare che pur nel peccato siamo chiamati alla vita vera. Tutti noi abbiamo dentro alcune zone, alcune parti del nostro cuore che non sono vive, che sono un po' morte, e alcuni hanno tante parti del cuore morte. Una vera necrosi spirituale. E noi, quando abbiamo questo e se ne accorgiamo, abbiamo voglia di uscire di questo, ma non possiamo. Soltanto il potere di Gesù. Il potere di Gesù è capace di aiutarci a uscire di queste zone morte del cuore, queste tombe di peccato che tutti noi abbiamo, tutti siamo peccatori. È importante dunque ogni giorno cercare la luce dell'amore di Dio, soprattutto dopo una caduta, trovare il coraggio di rimuovere la pietra della vergogna. Tutti ne abbiamo bisogno, tutti siamo peccatori, ma dobbiamo essere attenti di non diventare corrotti. In questo cammino di rinascita dalla morte del peccato, fondamentale è coltivare l'amicizia con Cristo anche attraverso le Sacre Scritture. Proprio per questo motivo Papa Francesco ha portato in dono alla comunità un Vangelo tascabile. Aprirlo così e leggere qualcosa del Vangelo. Quando devo fare una coda o quando sono sul bus, ma quando sono comodo nel bus, perché se non sono comodo devo vigilare le tasche. ma leggere sempre un pezzettino del Vangelo con noi, no? Ci farà tanto bene, ci farà tanto bene. La celebrazione eucaristica è stata il culmine di un intenso pomeriggio trascorso anzitutto con i bambini della prima comunione, della cresima e gli scout, ai quali Papa Francesco ha chiesto di non perdere mai la speranza che ci aiuta ad andare avanti nel cammino della vita. Con gli ammalati e gli anziani, così prossimi al Figlio di Dio nelle loro sofferenze, con i fidanzati e gli sposi che hanno battezzato recentemente i propri figli, ai quali il Pontefice ha chiesto di non allontanarsi mai dalla comunità parrocchiale, e infine con i membri della cooperativa La Prora, impegnata nel reinserimento lavorativo degli ex detenuti e degli ex tossicodipendenti. Non bisogna avere vergogna delle proprie fragilità, ha detto, ma bisogna lasciarsi abbracciare dal Signore, dal suo perdono, dalla sua misericordia, dal suo amore. A Lui piacciono gli emarginati, perché è per quello che è venuto.